Allora, noi siamo MAP, io insieme a quei ragazzi che vedete dietro, quelli ragazzi un po' cresciuti, ci occupiamo di aiutare le imprese e di realizzare i sogni degli imprenditori. Io, secondo me, Vittorio qua vedo tanti già futuri campioni, no Vittorio? Diventeranno tutti dei campioni, perché ciascuno di loro, lo so già, ha delle qualità particolari, l'uno diverso dall'altro. E noi dobbiamo mettere in evidenza proprio questo, quali sono le qualità di ciascuno di loro. Tutti quanti quelli che lavoreranno qua dentro in qualche modo hanno realizzato il loro sogno. E voi siete quelli che imparerete a realizzare i vostri sogni. Cioè questo corso è per imparare a sognare e imparare a realizzare i sogni. Rilanciare davvero l'immagine della Sardegna, e quale migliore occasione per farlo se non con le nuove generazioni, perché loro sono il futuro, loro sono quelli che poi porteranno avanti le nostre istanze, e sarebbe fantastico che loro fossero innamorati quanto lo è stata innamorata almeno la generazione prima della mia. Avere la possibilità di frequentare una scuola che non sia omogenea, quindi i bambini non sono tutti della stessa età, ma si ritrovano a confrontarsi anche con ragazzi di età diverse, è molto stimolante per loro, è motivante a raggiungere un livello successivo. Il nostro scopo è quello di far sì che loro identifichino i loro sogni, le loro prospettive e non abbiano paura di andarci incontro. Trama, erano fatte di pietra. Monti Prama è una necropoli con una forma diversa. Quelle che vedete qua, tutte disposte, vedete, in maniera ordinata e fiancheggiate da un viale, sono appunto tutte le tombe chiuse con le loro lastre, come l'immagine che vi è qua. Vedete, lastre di pietra, un metro per un metro. Questa foto è stata scattata nel momento in cui gli archeologi le hanno tirate su per la prima volta. Allora, mi sono piaciute tantissimo le statue, perché non le ho mai viste in vita mia, quindi mi sono piaciute perché erano grandi, grandissime. Me lo aspettavo noioso, invece era molto bello. Quando siamo arrivati all'esterno c'era una statua della Dea Madre. I giganti di Monte Prama erano molto alti e poi quelli che c'erano a Cabras erano frammentati. Ci hanno spiegato la loro storia, che erano dei guerrieri molto importanti. Gli hanno fatto delle statue che poi purtroppo si sono scomposte. C'erano i giganti, che alcuni erano tutti completi,
e altri invece mancava o la testa o il braccio o la gamba. Quando siamo entrati dentro al museo ci hanno fatto vedere piccole statuette della Dea Madre e altri utensili. Sino agli anni 70, a metà degli anni 70, anche Montiprama era un terreno agricolo. E indovinate un po' chi ha trovato i giganti? I contadini che stavano lavorando con l'aratro. Quindi dagli anni 70 gli archeologi lavorano a Montiprama. E come vi ha detto la mia collega Furi, anche adesso ci stanno lavorando e stanno trovando altri giganti. E questi giganti di Monteprama sono stati ritrovati dentro dei buchi, se non sbaglio. Un agricoltore stava arando la terra. C'erano i resti delle statue trovate da un contadino. Stavano scavando e poi hanno trovato queste pietre. Se non sbaglio hanno chiamato un museo. Quelli che trovano anche le ossa di dinosauri. Hanno scoperto che erano delle statue, hanno chiamato gli archeologi e li hanno tolte dalla terra. E poi le hanno ricomposte e li hanno messe in mostra al Museo dei Giganti di Monteprama. Questi frammenti di sculture vengono conservati e poi dopo tanti anni vengono restaurati. Gli studiosi pensano che i ragazzi sepolti a Monteprama in vita fossero dei guerrieri. Noi li chiamiamo guerrieri, ma a loro volta erano suddivisi in pugilatori, arcieri e guerrieri. Quindi si avevano delle sottodivisioni. Guardiamo, iniziamo un po' dai pugilatori. Guardate un po' qual è la loro posizione. Cosa hanno? Hanno un braccio in avanti e indossano cosa? Che cos'è questo? Noi non lo vediamo purtroppo. Se è un pugilatore cosa ha? Un guantone. E con l'altro braccio tengono nella parte alta, l'ha detto il vostro, lo scudo che serviva per difendersi durante la battaglia. Guardate questa bellissima immagine. Hanno poi, questa è un po' più dettagliata, hanno un cinturone e una gonnella. Secondo gli archeologi, i pugilatori al tempo erano degli atleti. Noi non sappiamo in che grado fossero appunto dei guerrieri, come intenderemo noi oggi, quindi per dirla in maniera semplice, quanto facessero la guerra, oppure fossero appunto degli atleti, quelli che oggi noi chiamiamo sportivi. So che c'erano gli arcieri, poi c'erano i pugili, sì, che avevano un guanto, poi c'erano quelli con una spada, come si chiamano? Erano umani, ma erano poi diventati pietra. Hanno combattuto, poi li hanno sotterrati e sono diventati pietra. Questi che ho alle mie spalle sono gli... Guardiamo l'immagine, guardate anche qua. Cosa sono? Sono arcieri. Quindi l'arma degli arcieri è l'arco. Purtroppo qua noi non lo possiamo vedere, chissà se un giorno i restauratori tra i pezzi che sono rimasti troveranno i pezzi dell'arco dei nostri arcieri. Notate che i pugilatori erano a petto nudo, mentre gli arcieri hanno, diciamo, quella che potremmo chiamare tra virgolette corazza. Guardate questo. È una placca appunto centrale che vedete, serviva come il giubbotto antiproiettile. Che cosa sarà servito questa placca? Per proteggersi, sì, dalle altre armi che potevano essere delle frecce. E poi nella parte bassa, lo vedete bene qua per fortuna, come si chiamano? Non sono ginocchiere, sono un po' più in giù? Parastinchi. E oggi ancora chi li utilizza i parastinchi? I calciatori soprattutto, però insomma al tempo appunto anche i guerrieri, perché è un punto molto delicato, fa malissimo. Chi ha preso un colpo negli stinchi fa male, vero? E quindi serviva proprio a coprirlo. Oltre ai giganti c'erano anche i nuraghi, che era dei nuraghi, però i nuraghi non sono stati costruiti nell'era nuragica, ma dopo. Guardate bene questo bel modellino di nuraghe.
al centro ha la torre centrale. Purtroppo non sono stati trovati ancora i frammenti che compongono la parte esterna del quadrilobato. Come mai però questi nuraghi ci scelgono di riprodurre i nuraghi secondo voi? I modellini di nuraghe sono delle immagini identitarie. I nuragici, quando guardavano i modellini di nuraghe, si riconoscevano la propria identità, la propria storia, la propria politica. Questo succede oggi con cosa? Cosa troviamo negli uffici? È colorata. Noi ne abbiamo tre di colori per quella italiana. Le bandiere hanno quella funzione. Siamo tutti sardi, abbiamo una bandiera che ha un'immagine, quella dei quattro mori. La funzione è la stessa, noi ci riconosciamo, anche se veniamo da punti diversi della Sardegna, serve a quello. E così è la funzione appunto del modellino di nuraghe, è un'immagine identitaria. Abbiamo anche visitato i resti di una nave romana che trasportava piombo, lingotti di piombo, e abbiamo visto anche l'ancora, mi sembra. Quando arrivano quindi nel fondale marino, capiscono che la nave è una nave di epoca romana. La nave doveva somigliare circa questa dell'immagine. Guardate nella parte bassa. Allora, questa in questa immagine non l'ho trovata con i lingotti di piombo. Qua invece abbiamo delle anfore per il trasporto, come quelle che ci sono là, servivano per il trasporto di alimenti o di liquidi. In questa nave, in realtà, il carico vero e proprio era quello che avete alle vostre spalle. Lingotti di piombo. Partiva dalla Spagna, dove caricava i lingotti di piombo, una famiglia, due fratelli romani, avevano preso il controllo delle miniere di piombo, quindi estraevano il piombo, lo trasformavano in lingotto, che è la forma semplicemente il lingotto, una forma insomma più semplice e più comoda da poter poi commerciare, caricare nelle navi e commerciare. Questa giornata è stata bellissima perché abbiamo fatto un sacco di cose. Non vuoi andare a casa? Nemmeno io. Rimango aggrappata qua.